Ciao ragazzi, io sono Red, ho il colletto un po' allargato perché c'è il microfono, non vi preoccupate, non stiamo per girare. Oh no. Oggi parliamo di cinghie. Sigla e poi partiamo. Probabilmente lo sapete già, ma parlare di cinghie è un pochino ridondante sul canale. Ne abbiamo già parlato molto in passato, quindi abbiamo pensato di fare un po' un video introduzione ulteriore per quelli che si sono appena avvicinati e spiegarvi anche quali sono i marchi di cinghie che tendiamo un pochino a preferire e in che contesto utilizzare il tipo di cinghia. Prima di partire facendovi vedere i vari modelli di cinghie che abbiamo qui e dove si può utilizzare che cosa, visto che mi avete stracciato la questo verrà messo al contrario, vi dico già che le cinghie a tre punti non ci saranno in questo video, perché le cinghie a tre punti mi fanno anche questo verrà messo al contrario, perché non hanno senso, non mi piacciono, non funzionano, soprattutto nel soft air, a mio avviso, parere personale, sembro di Battista ormai quando devo spiegare perché dico le cose, quindi non ci saranno. Per tutti gli altri che non hanno chiuso il video e insultatoci nei commenti, partiamo. Le cinghie porta fucile fanno esattamente quello che il nome suggerisce. Ci aiutano a portare il fucile. Perché sono importanti? Perché nel momento nel quale noi dobbiamo trasportare... Io t'ammazzo. Quindi, come dicevo, le cinghie porta fucile ci aiutano a trasportare il fucile in maniera un pochino più semplice. Perché se dovessimo tenere il fucile imbracciato in mano senza avere la possibilità di andare a scaricare il suo peso sul nostro corpicino, in particolare sul collo, sul trapezio, sullo sternocleido mastoideo, tra l'altro, e ci affaticheremmo parecchio. Quindi adesso zoom un attimino fuori e vi faccio vedere i due tipi di cinghie che personalmente consigliamo. Sbragato. Finito. Questo è il mio bambolo, il mio VFC PDV, e questa è una cinghia a un punto che, come potete vedere, io vado a indossare in questa maniera. Quindi la cinghia sostanzialmente sta attaccata, il fucile sta attaccato al mio corpo grazie a questa cinghia a un punto, mi sta appeso in questa maniera. Io adesso non ce la sono andato a infilare dentro il braccio perché mi è un pochino stretta, però lo faccio lo stesso. Ecco, guardate che bellezza, io sono pronto così. Se devo andare a imbracciare, ce l'ho direttamente lì. Se lo molle e voglio andare a prendere la pistola, posso andare a operare in completa libertà, perché tanto questo affare al massimo mi va a sbattere dritto su il... Le cinghie a un punto come queste, magari un pochino più larghe, visto che mi sta molto segando il collo, sono molto particolarmente utili all'interno dei contesti, personalmente, sempre opinione mia, urbani, perché ci troviamo molto spesso a dover mollare il fucile e prendere la pistola, possiamo andare in giro che tanto il fucile più o meno rimane qui e siamo pseudo a posto. Questa cosa tanto l'avevo già detto. Ho fatto un video apposta dove spiegavo tra l'altro come trasformare questo tipo di cinghie in cinghie tra tante virgolette a due punti, quindi avere un attacco sul nostro cinturone, sul nostro tattico, che ci permetteva di trasportare il fucile come nei videogiochi dove vediamo personaggi che se li sbattono dietro la schiena e se ne fottono altamente di tutte le cose. Quindi ve lo lascio linkato e nella schedina qua in alto se lo voleste andare a vedere. Vi lascio linkato anche in descrizione un laccettino che serve appunto per andare a fissare il fucile, come faccio vedere in quel video lì, visto che ci sono arrivati, trovate tutto in descrizione. Bene, se però non volessimo utilizzare una cinghia che è così libertina, in quanto si attacca effettivamente al fucile solamente in un punto, e questo può andare a dondolarci e soprattutto andarci a colpire dritto sui cojones, cosa possiamo fare? Possiamo andare a utilizzare una cinghia a due punti. Penso che sia il modo più stupido di indicare il 2 questo. Questo qui invece è una cinghia a due punti, che come potete vedere si attacca sul calcio e sul ris, proprio in questa posizione qui, e che poi dopo mi attraversa tutta la schiena come l'altra. Quali sono i vantaggi di una cinghia a due punti? Beh, che vi va a scaricare il peso del fucile in maniera un pochino più equilibrata sul corpo. Può essere utilizzata per bloccare il fucile perfettamente in posizione, in modo tale che sia in questo sistema qua, soprattutto se la vostra cinghia è provvista di questo sistema di allargamento e restrizione. Questa in particolare è una Magpul, funziona veramente molto bene, infatti costa una fucilata. Esistono un miliardo di repliche che vi permettono appunto di andare a aprire il fucile e poi dopo andarlo a chiudere nel caso vogliate fare una transizione da pistola, nel caso dobbiate andare a gestire altre cose sul vostro corpo e non possiate tenere perfettamente in mano il fucile. Sinceramente io queste le consiglio tantissimo per il boschivo, dove comunque il fucile è sempre l'arma primaria, raramente si usa la pistola a meno che il fucile non abbia dei problemi, e questo vi permette di bloccarvela al corpo, culo tutto il resto, potete procedere con la vostra missione a testa bassa come un toro.
Un'alternativa, se avete una cinghia a due punti e non volete, ho zoomato ma dovevo lasciarla larga, e non volete, dovevo anche abbassarla un po', e non volete andare ad aprire direttamente la cinghia, è passare il braccio fuori, tenerla sul collo, riuscite ad andare a ingaggiare in maniera perfetta quello che dovete fare, ripassate dentro, attaccate. Io preferisco il sistema di gancio-sgancio perché quando non abbiamo il tattico è tutto semplice, tutto facile, tutto molto divertente. Quando il fuoco non mi becca la faccia, io implodo. Quando invece siamo in una situazione dove abbiamo il tattico, i caricatori, tanta roba, è meglio tenere il fucile e non dover fare passaggi con le braccia, a mio parere. Questa cinghia in particolare è molto molto fica per un semplice fatto, ovvero che può essere andata a convertire in cinghia a un punto, perché grazie a questo anellino qua che vedete sull'attacco del calcio possiamo poi andare a staccare l'anello frontale, attaccarlo in quello posteriore se riuscissi a pinzarlo, grazie, e trasformarla in una cinghia a un punto. Se questo si stacca e cade per terra, io sono rovinato. Quindi, come potete vedere, ovviamente lo andiamo a spostare, poi questo attacco lo metteremo un pochino più avanti, può essere trasformata in una cinghia a un punto. Per me questa è una delle migliori che ci sono in commercio. Ci sono comunque le repliche che per il soft air vanno benissimo, che vi faccio vedere adesso. Per citare una sitcom di Bazinga, non ve le faccio vedere adesso perché prima dobbiamo chiudere questa piccola parentesi. Perché giustamente chi sta guardando probabilmente ora si starà chiedendo: sì, Red, ok, ma quindi quale può scegliere? E soprattutto, perché i bambini urlano? Allora, per chiudere questa piccola parentesi, per poi farvi vedere i vari modelli in modo tale che abbiate tutti gli strumenti per andare a selezionare voi qual è la cinghia migliore per voi, riassumo un po' quello che è stato detto. Cinghia a punto per l'urbano principalmente, cinghie a due punti, boschivo e urbano, a seconda di quanto siate esperti. Se avete appena cominciato a giocare, io vi consiglio la cinghia a un punto. Normalmente sono anche un po' elastiche, sono facili da utilizzare, quasi tutti i fucili hanno un attacco a un punto indicativamente di fianco all'impugnatura in modo tale che possiate attaccarla. Stessa cosa non si può dire degli attacchi a due punti, dove su molti fucili vanno comprati a parte o dove non sono presenti sia sul davanti che sul posteriore, quindi sostanzialmente non potete attaccarla solamente sul calcio. Chiaro è che dovete guardare il vostro fucile e capire se ha senso e capire se gli attacchi sono possibili o no. Quindi, per cominciare, anche in boschivo volendo, cinghia a un punto può andare benissimo. Noi in particolare abbiamo quelle della Invader Gear, che è questo modello qui che vedete qui davanti. Sono molto comode, costano poco e funzionano bene. Una caratteristica importante di queste, visto che ce ne sono tante in circolazione che gli assomigliano, è che, punto 1, sono state selezionate, sono state utilizzate soprattutto dal buon Red, che come sapete bene ne ha 800 di vari tipi di queste, perché hanno il gancino, questo qui in metallo, che a differenza della maggior parte delle altre cinghie non si rompe, anche se si viene posizionato in una posizione non consona all'utilizzo di questo, quindi bello duro, non si va a spaccare, non va a spaccare soprattutto il vostro fucile. In più la fascia elastica, oltre ad essere di qualità ottima, perché non è di quelle che tipo fai così e arrivi in Kosovo con uno delle due braccia, e sono ottime, non si vanno a smollare nel tempo, quindi è un ottimo acquisto a mio parere, sia per comodità d'utilizzo sia per fattura dei materiali. Per quanto riguarda invece le cinghie a due punti, sono un pochino più complicate da utilizzare, perché oltre ad avere una cinghia appunto che vi attraversa tutto il corpo e che quindi vi ingombra, e se avete della roba sulla schiena, se non avete posizionato le robe sul tattico bene, può andarvi a dare fastidio senza girarci troppo intorno. Abbassiamo l'inquadratura, venitemi più vicino, guardatemi il petto. Queste in particolare sono un pochino più difficili da utilizzare, perché avete sostanzialmente il fucile bloccato sulla parte destra o sinistra del corpo, quindi difficilmente potete andare a imbracciare con la destra e fare un cambio spalla. Questo è da tenere in conto. Chiaro che se ragioniamo sulla linea di pensiero che le cinghie a un punto in urbano, le cinghie a due punti in boschivo, siete a posto in ogni caso. Due attacchi ovviamente che vanno messi davanti e dietro al fucile, per l'appunto. Questo è sempre un Invader Gear, mi piacciono parecchio i prodotti Invader Gear, se devo essere sincero, perché sono di ottima qualità e tendono a resistere bene nel tempo e non sono da buttare, soprattutto se li utilizzate tanto come li utilizzo io. Sono molto semplici, infatti non è che costino un'ira di Dio, ed è proprio la roba che potete comprare, la lanciate a vostro figlio o al vostro amico che deve cominciare e lui è contento e va avanti imperterrito. Sento già quelli di voi che stanno scrivendo: ma io ho un fucile da cecchino, non ce li ho gli attacchi cinghia, come faccio? Sono disperato! È troppo lungo, è troppo lungo. Qui viene il nostro soccorso, Invader Gear. Grazie a questa cinghia a due punti, che ha
due fettuccine al posto degli agganci. Cioè sostanzialmente vi basta andare a sfilare questa fettuccina qua, filarla nella parte del calcio e l'altra nella parte davanti della canna, andarla a fissare e visto che questa qui anche tirata al massimo non supererà mai la lunghezza del fucile, ce l'avete attaccata sopra senza bisogno di aggiungere attacchi cinghia o altre robe. Quindi è una cosa molto figa a mio parere, che vi può tornare parecchio utile, soprattutto se anche su fucili non per forza da cecchino volete evitarvi degli attacchi, volete usare questo qua completo in tessuto, in cordura, che non va a far rumore quando lo utilizzate. È un'opzione che io prenderei in considerazione. Insomma, ha la possibilità di avere quel sistema di chiusura e allargatura che vi avevo fatto vedere prima, anche se questo ovviamente è replica, non funziona proprio come una cinghia MacPull originale, però comunque è abbastanza valido e questa è un'altra cosa che potete tenere in mente se state cercando quel sistema di cinghia a due punti. Ormai però mi conoscete bene, quindi sapete che tengo il meglio alla fine. Infatti qui ho selezionato due modelli di cinghia a due punti e cinghia a un punto che sono veramente fenomenali e che io consiglio a quelli di voi che stanno cercando qualcosa di veramente molto croccante. Partiamo dalla cinghia a un punto per poi muoversi su quella a due punti. Questa qui è una cinghia a un punto con il paracord, veramente molto figa. Tra l'altro è veramente bella, cioè è proprio bella robusta. Questo qua adesso farà un casino assurdo. È una cinghia veramente molto robusta, ha lo sgancio rapido comunque, quindi potete poi andare a staccare il fucile in maniera veloce nel caso non vogliate sempre tenerlo lì attaccato. È veramente molto bella, ragazzi, soprattutto perché può essere andata a regolare senza dare troppi problemi. Volendola potete mettere anche solamente così sul collo, tanto va poi a scaricare e avete il fucile dritto davanti a voi. La fattura è ottima, a me le cose in paracord in ambiente soft air militare piacciono veramente tanto e questa è fatta veramente molto bene, anche perché è bella resistente, ma non essendo tutta in paracord anche sul collo non vi va a dare troppo fastidio. Veramente molto figa, ve la lascio linkata in descrizione come tutti i prodotti di cui ho parlato. Infine, visto che ormai non può mancare ai nostri video, vi consiglio una cinghia sempre in Vader Gear. In questo caso però non è una cinghia a due punti, non è una cinghia a un punto, ma è una cinghia ad ambo punti. Cioè sostanzialmente può essere utilizzata come cinghia a un punto, quindi utilizzata in questa maniera qua con l'attacco qui, oppure come per la cinghia MacPull che vi ho fatto vedere prima, potete andare a sganciare questo attacco qui che era già aperto e diventa una cinghia a due punti con sistema di apertura e chiusura veloce che vi avevo fatto vedere prima. Quindi grazie a questo anellino qua potete poi andare a accorciare la cinghia e bloccarvi il fucile addosso. Personalmente le ho utilizzate tantissimo, soprattutto sul mio SAV-AV09, quindi la carabina della Pecan Arms che ho utilizzato per tanto tempo. Sono veramente comode, personalmente sono un'alternativa ottima per quelli di voi che non vogliono spendere una fucilata per una cinghia d'arma vera e vogliono una replica da soft air che fa meno di quella vera, ovviamente, però comunque può essere accettabile per quello che dobbiamo fare noi. Veramente molto valida, ragazzi, l'ho consigliata parecchio, molti di voi mi hanno anche scritto ringraziandomi perché era veramente molto funzionale, quindi grazie anche a voi per avermi confermato questa cosa e per darci il vostro supporto. Non abbiamo cinghia a un punto da attaccare al tattico al momento, perché ne abbiamo già parlato veramente tanto in passato, ci sono tutti i video linkati in descrizione, vi saranno apparsi nelle schedine qui sopra nel caso siate interessati a scoprire, guardare un pochino più roba per l'appunto. Quindi mi dispiace, niente cinghie a un punto, perché vogliamo fare un video apposta un pochino più avanti. Detto ciò, io penso di avervi detto tutto. Se avete ulteriori dubbi, domande, perplessità, ci sono i commenti, rispondiamo praticamente a tutti se le domande sono intelligenti. Se avete ulteriori dubbi potete scriverci anche su Instagram oppure venire direttamente sul nostro sito monopolysoftware.com e venirci a sentire anche lì. Se non ci seguite già su Instagram vi consiglio di farlo, perché pubblichiamo tanti contenuti interessanti per tutta la famiglia e soprattutto per chi si vuole avvicinare a questo incredibile mondo, e ve ne saremo infinitamente grati. Detto ciò, trovate linkato per l'ennesima volta tutto in descrizione. Qui da Red è tutto, vi auguro un buon weekend e soprattutto stay angry! Stay angry! Porco di...